thank mm -hmm. you अद्वेत चन्द्रा Caro Signore Sicetania Maprabhu, <coughs> sii misericordioso con me, perché chi se non tu può essere più misericordioso in questo mondo materiale? Tu sei disceso proprio per aiutare le anime cadute e condizionate. Mi assicuro che non troverai un'anima più caduta di me. O oh Signore Nityananda, tu che sei sempre assorto nell'estasi del puro amore per Dio, posa il tuo sguardo misericordioso su di me, poiché io sono il più infelice. Marito di Sita, Adveta, adveta Charya, caro marito di Sita, Adveta Charya. Sii sì misericordioso, poiché grazie alla tua misericordia noi possiamo ottenere Svetlana e Sinityananda. Osvaruk, Damodar, Sanatana, Rupa, Raghunata, Yuga, Jiva e, e Lokanata Prabhu. Siate tutti misericordiosi con me. Sii sì misericordioso con me, Srivasa Acharya Prabhu. Questo narottama implora l'associazione con Dramachandra Kaviraja. Omagyana Timirandasya Nandjana Salakaya, caksurum Militam Janata Smai, Seri Gura Venama. Guravi Gura Chandraya Radikaya tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namama. Namamabh Danya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gura हे कृष्ण करुणसिन्धु जगत्पते गोपेश नमस्तुते राधे वृन्दावनेश्वरे वृन्दवनेश्वरे विषभानुसृतिदेवि प्रणमामि हरिप्रिया भजामि रदां अरविन्दानेत्रं स्मरामि रदां मधुराज्मि तस्यम् वदामि रदां करुणाभरद्रं ततो ममान्यस्ति कपि राधे राधे राक्षमं हरिप्रिये पाय मां श्रीकृष्णापि आरिराक्ष मां वो रसे मम पायमम् ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वासुदेवया ॐ नमो भगवते वसुदेवया जय जायसि चैतन्य जय नित्यानन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जय जायसि चैतन्या जय नित्यनन्द जयद्वितचन्द्र जयघोरभक्तवृन्द जयघोरभक्तवृन्द हरे कृष्ण बिम्बिनूति बिम्बिनूति Al nostro studio mattutino della sicitania ceritambica. Madhya Lila, capitolo primo: i divertimenti successivi di sicitania. Ieri abbiamo visto come eh, il Signore sta organizzando tutto e sta mandando Nitiananda in Bengala, manda i i Gosvami a questo non è un piano di conquista eh, per diventare famosi, è un piano d'amore, è un piano per poter ridare la speranza agli esseri caduti di questo mondo, come cantiamo, come abbiamo appena cantato. Il Signore si preoccupa della, della nostra situazione si preoccupa molto di più di quanto noi siamo preoccupati. Perché noi non riusciamo a quantificare bene la situazione. Questa è la forza di Maya dell'illusione. Siamo sempre molto tiepidi. Perché <clears throat> per avere consapevolezza piena bisogna avere un certo ardor d'amore. Noi, noi dividiamo ancora l'ardor d'amore tra questo mondo e la realtà, e quindi è una lotta tra il bene e il male, continua. In realtà, questo male, non è, non, non è di natura diversa dal bene, eh? ma è solo il nostro atteggiamento. Noi lo dividiamo, noi pensiamo che sia separato. E quindi cerchiamo di goderne separatamente, senza riconoscere l'amato. Sarebbe come vivere vicino all'amato all'amata, ma farsi le proprie cose, senza mai considerarlo, non vederlo. Infatti ha detto che ci sono due, due uccelli sull'albero. Uno è l'uccello che appunto gode, cerca, si muove qua e là, l'altro invece osserva. E l'uccello che sembra quello attivo, quello che fa, che si muove qua e là, non, non si volta mai verso eh, l'uccello osservatore, che è il Paramatma, che è Krishna, Radha Krishna, non si volta mai. Sono ogni tanto una percezione e quelli siamo noi. Quindi ci vuole consapevolezza. E come vedevamo ieri, qui non è questione di, di, di conquistare Maya. Perché è impossibile. E dai vi esce con una mai. Perché, come vi ho detto, non è un'energia eh, sciocca, stupida, inferiore nel senso diminutivo. Perché è un'energia di Krishna stesso, che ci permette di illuderci, di godere, di essere indipendenti. Quindi, quale sarà l'unico modo? È di rivolgerci verso di nuovo verso eh, la realtà spirituale: con amore e affetto, aumentare questo amore, eh, non diminuire. La, la, la... cioè diminuire sarebbe combattere l'energia materiale per aumentare quella spirituale non si può combattere l'abbiamo cantato ogni giorno lo cantiamo eh? perché si parla... ogni strofa c'è cioè, misericordia misericordia si sì, misericordia perché è solo questa misericordia che ci permette però io mi rivolgo quindi sottraggo il mio desiderio di gioire dell'energia materiale e invece lo pongo tutto nella misericordia del Signore. In realtà questa non è sottrazione dal punto di vista spirituale perché quando noi ci volgiamo verso l'energia spirituale, trascendentale, superiore, non togliamo nulla perché come vi ho detto è tutto di Krishna. Quindi in realtà noi non guadagniamo e non perdiamo mai niente. L'unico problema è l'ignoranza della realtà. Questa è l'illusione. Quindi i, i Goswami, leggiamo, sia Rupa Goswami sia Nathan Goswami portarono a Vrindavana Uh, uh, numerose opere ne raccolsero l'essenza compilando molti testi sul servizio devozionale in questo modo liberarono tutti i miserabili e le anime cadute loro hanno portato non hanno, non hanno preso hanno portato per favore ricordiamoci io lo dico soprattutto a me non si può tenere nulla prendendo, ma solo portando. Uno dice: "Ma io che cosa posso portare?" Quel po' di fede che hai, lo devi condividere. Questo permetterà di diventare ricettacoli della misericordia di Cristo, perché se tu chiedi misericordia devi essere misericordioso. Verso 34. Prabhu Raggy Kaila Saba, Sastrera Vichar, Vrajera, gudda Bhakti, Karila Prachar. In conformità dell'ordine di Sicaitanya Mahrabhu, i Goswami svolsero l'opera di predica del servizio devozionale sulla base dello studio analitico di tutte le scritture vediche più confidenziali, così è possibile comprendere il servizio devozionale più intimo di Vrindavan. Sarva Dharma Parityajah, Mamekam Saranam Rajah. Eh, e purtroppo così pochi comprendono questo verso. Ed ecco lo spiegato qui. Eh? Tanti, tanti che pensano di aver compreso, dicono devi, devi togliere, devi abbandonare tutto. Devi, puoi abbandonare solo se fai questo. Così è possibile comprendere il servizio più intimo di Brindavana. Solo se comprendi questo è possibile. Comprenderlo significa che incominci a frequentarlo. Perché non è che noi nasciamo imparati, come dicono a Napoli. L'illusione ci ha coperto. Allora, da dove nasce questo desiderio iniziale? dalla misericordia di Siceitania, che viene apposta per questo. I devoti, prima sono apparsi, Advaita, Advaita, eh, Sadashiva, Mahavishnu stesso, si, si, si sentiva incapace di poter aiutare. Guardava. E non è che abitava eh, <coughs> all'inferno, abitava a Navadvipa. Il, un, il luogo più santo, non diverso da Vrindavana. E vedeva tutti illusi, tutti illusi. Ci deve far riflettere questo. Noi possiamo essere ovunque, ovunque, ma se non c'è la misericordia di Dio, siamo all'inferno. Non è il luogo, il luogo da solo non può. Perché? perché noi non lo comprendiamo come vi ho detto noi, pot, noi potremmo essere di fianco al nostro amato come Arjuna Arjuna è di fianco a Krishna è sul carro di Krishna eppure è in Maya e noi pensiamo che andando in un luogo ma c'è un luogo più sacro del carro di Krishna con Krishna al fianco no eppure è pure in Maya ma noi siamo così pieni di ego che pensiamo che andando da qualche parte o facendo qualcosa otterremo la perfezione. È impossibile, perché è uno scambio. E da dove viene la scintilla di questo scambio, dalla misericordia dei devoti, che sono la manifestazione della misericordia di Cristo. Qui Citania ce lo dimostra. Manda la sua misericordia attraverso Nityananda i sei Goswami e tutti i suoi associati, manda e lui, lui personalmente la offre a pochi, perché è molto complesso avere a che fare direttamente con lui. Lui, lui relaziona solo con Simati Radharani e l'abbiamo visto perché in realtà questo è l'offerta più grande a tutta, a tutta la creazione bisogna esserne consapevoli altrimenti noi ci illudiamo lo rileggiamo in conformità dell'ordine di società nel mapprobu i goswami che cos'è? è un ordine è un, è un padrone che dà un ordine è un principio di relazione d'amore d'affetto dobbiamo saper leggere le parole se queste personalità sono, sono immerse nella relazione con Sicilia e Tania, significa che sono entrati nel, nel, nell'ambito dell'amore, del puro amore. Che ordine ci può essere nel puro amore? Eh? Vai a fare questo e... No. Su quella base lì non succede niente, si smuove solo l'energia materiale, spostiamo solo dell'energia materiale. Alcuni pensano che se sei forte, deciso, posso controllare le persone, ordinargli di fare questo, di costruire templi, di fare questo, ma quella è solo l'energia le materiale che si smuove. Anche Krishna ha dovuto fare questo con Arjuna. Ma noi siamo a volte siamo ciechi proprio non lo vediamo non è che ha lui che è dio ha fatto tac e arjuna è diventato eh, capito no l'ha condotto attraverso qui dice la parola un metodo analitico sapete cosa significa analitico krishna ha permesso a Arjuna di analizzare e di scegliere. Lui deve scegliere, non può essere Dio che ci cambia, altrimenti non c'è amore. Non c'è amore. Questo è analitico, analisi. Eh? Le scritture ci aiutano ad analizzare, a separare l'illusione dalla realtà. I Goswami svolsero l'opera di predica del servizio devozionale sulla base. Loro si, vengono chiamati Sastra guru. Eh, loro lavorano sulla base del, dello shastra, della conoscenza, dello studio analitico. Infatti, ieri abbiamo cantato Nana Shastra, Vicharanaika Nipuno. Di tutte le scritture vediche più confidenziali. E che cosa hanno dedotto? Sarva Dharma Parish, Mame Kamsaranam Vyaraja, abbandona, abbandona tutto, ma soprattutto eh, vieni a me nel sentimento di Vraja. Così è possibile comprendere il servizio devozionale di Vrindavana. Perché se non si capisce, non si entra a Vrindavana, si va in un altro posto. Vogliamo andare a Vaikunta, vogliamo andare in qualche pianeta superiore, ma se vuoi andare a Vrindavana devi comprendere il servizio più intimo, che è quello di Vrindavana. E quello lì non lo puoi fare facendo delle cose. Non è impossibile. Ecco la spiegazione di Sela Prabhupada. Ciò dimostra che il vero servizio devozionale si basa sulle conclusioni delle scritture vediche e non su quella forma di sentimentalismo. Che i prakrita sahagia esibiscono. I prakrita sahagia non consultano le scritture vediche, anzi sono dissoluti, cacciatori di donne e fumatori di ganja. Ogni tanto mettono insieme una rappresentazione teatrale e gridano il nome del Signore con le lacrime agli occhi. Naturalmente tutte le conclusioni delle scritture sono spazzate via da quelle lacrime. Per Creta Sagia non si rendono conto che stanno sfidando gli ordini di Sicetania Maprego, il quale affermò in modo specifico che per comprendere Vrindavana e i suoi divertimenti bisogna avere una, una fu, sufficiente conoscenza degli Sastra. Per analizzare, cari devote e devote, noi abbiamo bisogno dell'uno e dell'altro, del confronto. Altrimenti cosa analizzi se hai solo una parte? È impossibile. Tamasoma Giottirga Maya. Esci dalle tenebre e avviati verso la luce. La conoscenza ci permette di vedere la realtà, quindi la luce, e di abbandonare l'oscurità. Altrimenti non possiamo abbandonare l'oscurità se non abbiamo alternativa. Se noi pensiamo che l'alternativa è il buio in una, in una forma più evoluta, <coughs> restiamo sempre nel buio. Sapete qual è l'esempio? Uno in carcere che fa di tutto per avere una cella migliore. Ma è sempre in carcere. Non serve a niente, sei sempre in carcere. Quindi tu devi comprendere come uscire dal carcere. Devi avere l'alternativa. No? Allora lì c'è l'analisi, analitico. Per avere l'analisi serve la conoscenza. La conoscenza che viene spiegata nel, nella, nella manifestazione più elevata del servizio devozionale. Non è un'acquisizione di tanti dati, ma è conoscere il principio di base, come le gopi. Eh? Radha Krishna, come in tante canzoni, Gatir Mamma, sono il mio unico e l'eterno rifugio. Nella vita o nella morte, Radha Krishna, Gatir Mamma. Eh? Narottama, Jiva Goswami, eh, Bhaktivinoda, tutti cantano questo. Bisogna fissarsi su questo principio. Tutto il resto è ancora l'ario a questo, ma se non c'è questo non c'è niente. Ma questo abbandono deve essere praticato in base a loro, alla loro, al loro desiderio, alla loro natura. Questo lo comprendiamo attraverso l'associazione con i devoti che loro sono libri nella forma. Nella forma. Eh, il libro Bhagavata è la persona Bhagavata. Cosa significa? Loro hanno acquisito la conoscenza e quindi le loro parole, eh, come dice eh, Narottama sempre nel Siguru Padma, eh, sono la, la, la conoscenza stessa perché l'hanno realizzata, non c'è differenza. <coughs> E' affermato nello Simad Bhagavatam, Bhakti Sruta Gritaya. Questo significa che il servizio devozionale si raggiunge attraverso la conoscenza vedica. Tach Munaya, i devoti veramente seri raggiungono la Bhakti, la scienza del servizio devozionale, ascoltando le scritture vediche, Bhakti Shruta Gritaya. Non ci si deve servire del, sentiment, del sentimentalismo per creare qualcosa rischiando di diventare sahagia, sostenendo un servizio devozionale speculato. Sì, la Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur tuttavia considerava queste sahagia più favorevoli degli impersonalisti che sono atri senza speranza. Gli impersonalisti non hanno alcuna idea di Dio la persona suprema. La posizione dei sahagia è molto migliore di quella dei sannyasi mayavadi benché i saggi non si preoccupano molto della conoscenza vedica hanno comunque accettato Krishna come il Signore Supremo sfortunatamente essi sviano gli altri dal servizio devozionale autentico ma in un altro commento dice loro se hanno la fortuna di incontrare un devoto nella grande maggioranza allora comprendono che cos'è il saggismo? il saggismo <coughs> è Prendere l'emozione materiale e, 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 e pensare che sia invece il principio spirituale, che sia il bhava, no? l'emozione spirituale. E quindi praticano cose, attività in questo mondo, con, con le emozioni materiali, pensando che le portano. Invece, tutti i nostri grandi santi ci spiegano che. Noi abbiamo due corpi, il, Sa, il Sadakadea e il Siddhadea. No? Il Siddhadea è il corpo eh, trascendentale, che adè, eh, noi l'anima è l'anima, no? ma l'anima adesso è, è coperta. Però attraverso certe pratiche, soprattutto, eh, non soprattutto, basate sulla conoscenza, eh, per esempio il canto del Santo Nome è il re fra tutte queste cose. Che cosa fa? Fa emergere il nostro corpo spirituale. Cioè Tamaso ma usciamo dalle tenebre, andiamo. Per esempio, adesso, se noi, se noi siamo qui completamente, siamo qui con il Siddadea. Non, non è ancora completo, ma aumenta sempre di più, perché questa conoscenza ci fa vedere sempre di più chiaramente. Allora, con quello. Noi dobbiamo praticare le attività spirituali, non con questo corpo gretto, capite? È quella la differenza. Quindi, cosa facevano i Goswami? Entravano in meditazione con il Siddadea e compivano i lila anche in questo mondo. Non che lo facevano con il corpo. Invece, i Sagia sono un po' sentimentali, pensano. Se fanno la danza rasa con il corpo in questo mondo, gli, gli viene, eh, entrano nel sentimento. Ma il, il problema è che riescono, rest, restano coinvolti da questi sentimenti che eh, sono materiali, capite? Quindi, la, 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 la soluzione qual è? È quella di di ritrovare, dare luce all'anima, eh? ritornare a frequentare i luoghi dell'anima e queste cose noi le dobbiamo vivere con il cuore, che per noi adesso è un posto sconosciuto, perché? Perché siamo proiettati tutti all'esterno e pensiamo che tutto avviene all'esterno, ma non è così. Quando cantiamo il santo nome del Signore, piano piano dobbiamo entrare. Cosa significa entrare? Significa andare al di là di tutti quei, di quegli stimoli, eh? e in, un altro, in un altro termine, nel, nello yoga, significa eh, ritirare i sensi dagli oggetti e fissarsi sul canto del Santo Nome. Allora il Santo Nome manifesta la sua natura originale. Questo è come il sole radioso a mezzogiorno che illumina l'anima che è oscurata. O Maghiana Timiranda Siam. Quindi il Siddha eh, anche se per, per pochi attimi o per poche ore, si manifesta, prende forza. Noi, se noi non l'abbiamo alimentato per tante vite, non è che è debole, ma è coperto, no? adesso ritrova forza. Allora noi incominciamo ad agire prima poco poco, anche col Siddadea, e poi sempre di più, sempre di più. Quando si dice, oh, guarda quel devoto, è sempre immerso, è sempre assorto In che cosa? Nelle cose di questo mondo? No, lui ha risvegliato molto più di noi il Siddadea, che è la, la, la realtà. Con quello bisogna entrare a Vrindavana. Non con questo. Questo è solo un mezzo, perché noi viviamo in questo mondo. Allora lo teniamo pulito, gli offriamo un cibo virtuoso, offerto a Krishna, in modo che lui non ci ostacoli nel andare poi con la realtà del no della nostra natura originale verso Cristo. Se noi combiniamo di tutti i colori, con questo corpo, con questi sensi, come sarà possibile? Fare emergere la parte trascendentale. Qual è l'errore? I ghiani lo fanno pensando che se io sviluppo conoscenza automaticamente avviene. Ma non è possibile. Se io invece controllo i sensi come dicono gli yoghi e sviluppo poteri mistici, ma non c'è lo sviluppo del Siddhadea, anche se Patangeli dice um, adesso se mi viene quel verso. Um, isvara Pranidana, eh, il senso di tutto lo yoga è Isvara Pranidana, eh? realizzare la nostra relazione con l'isvara, con non isvara inteso come eh, Brahma, ma con, proprio con il Supremo, con il Paramatma, capite? E questo, questo metodo analitico. È possibile se noi abbiamo due sostanze. Abbiamo, è detto che c'è il bruco, prima di passare su una nuova foglia, resta ancorato alla vecchia e si fissa, e, 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 e avete visto, no? quando si allunga, assaggia la foglia, se salda e quando è sicuro allora si stacca da quella vecchia. E questo si chiama... Eh, una, um, Kriya, no? è la pratica del Bajan che ci porta poi a, a togliere tutto ciò che è negativo e a fissarci nel servizio di devozione. Quindi si la batticità eh, no, qui siamo arrivati, no, l'abbiamo finito il prossimo. Ari Bhakti Bilas Ara Bhagavatamrita Dasama Tipani Ara Dasama Charita tra i libri compilati, compilati da Sri Sanatana Goswami ci, citiamo l'Aribhakti Bilas, la Bhagavatamrita, che è la storia di Gopakumar, che è vaga per tutto l'universo, e questa è proprio la spiegazione, capite? L'analisi. Lui ovunque arriva vede che c'è c'è tanto, 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 ma non c'è. Quello che cerca, perché lui è fisso su Vrindavan. Lui è un abitante. Gopa, è un Gopa. Quella è l'analisi. Cioè, uno deve avere la consapevolezza della realtà se vuole capire l'imperfezione. Allora lui arriva anche nei luoghi più incredibili, diventa Brahma stesso. Ma capisce che non c'è quello che cerca perché a Vrindavana c'è di più. Questo è il metodo analitico. Krishna conduce Arjuna a comprendere che cos'è la realtà suprema. E allora Arjuna si abbandona perché dice: Come il bruco, io adesso ho trovato il vero rifugio. Gati, eh? Radha Krishna, Gatir Mama, adesso ho trovato il rifugio sicuro, quindi posso abbandonare quello vecchio. Ma se noi non troviamo un rifugio sicuro, almeno, e almeno nella consapevolezza, non riusciremo mai a staccarci da quello vecchio. La prima onda del libro conosciuto come Bhakti Ratnakar afferma che Sanatan Goswami, compreso lo Srimad Bhagavatam, con uno studio scrupoloso e lo spiegò nel suo commento intitolato Vaisnafto Sani. Tutta la conoscenza che si Sanatan e Rupa ricevettero direttamente da siccetà Nehemaprabù fu diffusa in tutto il mondo grazie al loro e servizio esperto. Sanatana Goswami diede il suo commento, il Vaishnav Toshani, a Sila Gosvami affinché lo controllasse. E Sila Gosvami diede all'opera un nuovo titolo, Lago Toshani. Tutto ciò fu messo per iscritto in quel periodo, fu terminato nell'anno 1476 Sakha. E Sila Goswami completò il Lago Toshani nel 1504 Sakabda. Pensate che, che perfezione. Eh? Sicetania istruì personalmente Rupa e Sanatana, eh? da Sarsfamida Gata. Eh? E, è è bellissima quella parte lì della Cetania, che è anche contenuta negli insegnamenti di Sicetania, è un libro meraviglioso. Ma loro poi dettero queste opere. Per essere perfezionate da Jiva Goswami. Perché Jiva Goswami aveva delle caratteristiche, noi dobbiamo cogliere il, il senso della personalità. La vita spirituale non è qualcosa di, 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 di ma, mi, magico, mistico, è qualcosa di reale. Ma che bisogno ci avevano, Rupe Sanatana, di Jiva Goswami. Capite? Questa è la relazione personale, è la, è la prospettiva personale che ognuno, con noi, ognuno di noi ha con Sisi Rade Krishna. Ognuno, anche nella realtà spirituale Vrindavana, ha un compito. Non è che la lita, essendo la più cara a Radarani, fa tutto. No, la Lita ha delle caratteristiche, ha un vestito, ha un'attitudine. Eh? Bisaca ha un altro vestito, un'altra attitudine. Tulasasi. Tutte le gopi hanno Tungavidya, Sandravali, tutti hanno un'attitudine. Noi abbiamo un'attitudine ed è quella che dobbiamo mettere al servizio. Non imitare gli altri. Oh, il mio maestro spirituale fa questo, anch'io divento un cosa? Un robottino che imita, si gratta la testa come il maestro spirituale parla con la voce del maestro spirituale. No qui c'è il maestro spirituale Rupa che va da Jiva Goswami questo è il segreto della realtà della, della, della relazione il maestro spirituale anche lui ha bisogno del discepolo pensate Rupa è più giovane di Sanatana ma Sanatana ritiene Rupa il suo maestro spirituale Jiva Goswami e il discepolo di Rupa e Rupa a volte lo, lo, lo bastonava, Eppure, eppure, su certi argomenti ascolta Giva Quindi, dobbiamo riflettere che il principio fondamentale alla soddisfazione di Siceta non è il nostro ego, io sono il boss, eh? Alcuni hanno capacità incredibili e dopo un po' si pensano speciali, superiori. È un grosso guaio questo. Ciò che ho scritto io, ciò che ho detto io, non esiste. La realtà spirituale è illimitata. Quindi noi possiamo dire le nostre cose, ma mai porci come i definitivi. Eh, quello ha detto, avete visto come? Krishna Das Kavirai Goswami costantemente glorifica Vrindavan Das Sapete quante ne avrebbe potute dire se Vrindavan Das Perché ognuno di noi è limitato nel suo ambito. Da un altro punto di vista, lui avrebbe potuto trovare tutti i difetti di Vrindavan Das Allora avremmo detto, oh che filosofo, oh che analitico. Ma... Il Chaitanya non l'avrebbe nemmeno considerato, Nityananda nemmeno considerato. C'è la storia di Devananda Pandi, che lui era un erudito, eh? e lui citava il Bhagavatam. Senza citare Mara Siddhar. E Chaitanya gli dice: sei una prostituta tu vuoi godere, della, vuoi godere senza riconoscere il marito adesso non mi ricordo bene la storia ma capite non basta essere eruditi sapere tutto bisogna avere la misericordia del Signore quindi che cosa fa Krishna Kaverad Goswami? Eh? Lui vede solo la, la meraviglia di ciò che ha detto non va a trovare i difetti. Perché non ci sono difetti? Perché ciò che, che viene detto è detto sul principio della misericordia del Signore. In realtà se noi applichiamo questo principio che si chiama Amanina Manadena, diventiamo immediatamente cari al Signore. Perché? Perché diffondiamo solo il principio della luce luminosa che, 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 che ci porta verso l'alto non quello che ci tira giù ma in questo mondo è molto più attraente l'altro allora noi pensiamo che tirando giù qualcosa o altri noi ci eleviamo ma questo invece è l'ignoranza più grande uno dice ma bisogna dirle le cose Dira, a zanapriopri, acaroni, irmazara, pugitò perché i Goswami erano così, erano così uh, uh, già napria, così cari a tutti e anche cari al Signore? Perché loro uh, uh, attuavano solo questo principio. E Sanatana Goswami era amatissimo da tutti, perché lui tirava sempre su tutti. Tirare su, cioè addizionare, è la vera realtà spirituale non si può sottrarre perché sottraendo tu ti concentri e fai concentrare sul principio inferiore questi sono la maggioranza degli insegnanti si basano su questo principio ma se noi, se noi studiamo attentamente la Bhagavad Gita di, di Krishna con Arjuna vediamo che lui Fa vedere la realtà, ma dà sempre l'aspetto di addizione, eh, superiore. Tu parli bene, ma non consideri questo. Se farai così, che cosa diranno di te? Ma invece, se fai così, capite? Cioè. Lì non c'è, non, non viene tirato giù, gli, 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 lo fa analizzare, questo è il metodo analitico, lo fa analizzare, ma gli dà immediatamente il principio superiore. Gli fa analizzare l'inferiorità di un principio, dandogli il principio superiore. Verso 36. E il Saba, granta kaila gosani sanatana rupa gosani kaila yata ke karu ganana. Abbiamo già menzionato i titoli dei quattro libri compilati da sanatan goswami, anche sila rupa goswami ha scritto molti libri, tanti che non si possono nemmeno enumerare. Pradana, pradana, kichu, karie, ganana, laksa Grante, kaila braja, vilasa, varnana elencherò dunque i libri più importanti compilati da Rupa Goswami che ha descritto in migliaia di versi i divertimenti di Vrindavana noi siamo Rupa Nuga seguaci di Rupa Goswami perché? perché lui è Rupa Mangiari è l'assistente l'ancella di Simati Radarani a lei più cara non c'è nessun altro che conosca i segreti li prendavano se non lei. E quindi a chi, a chi rivolgerci. No? E la conoscenza che ci dà Rupa Goswami, soprattutto il Bhakti Rasamrita Sindhu, e l'Ujval Milamali, eh, sono proprio in questa direzione. Lì ci portano tutti verso l'addizione, il principio superiore. Raramente viene, viene considerato l'aspetto eh, della negatività o del bu. raramente in questi due libri, raramente, ma in, in realtà in tutti i in suoi libri, raramente. Eh? È basato tutto sul principio di coltivare il siddhadea, eh? che è possibile per ognuno di noi, perché, perché è la nostra natura, noi siamo parti, parte, tutto ciò che esiste, tutto ciò è parte di Sri Krishna, di Sisilande Krishna. Ma c'è l'indipendenza apparente molto piccola nel, nel poter decidere, perché l'amore ha bisogno di libertà, di sottrarsi a questo, a questo flusso meraviglioso. Perché? E perché questa è il, la base della relazione d'amore. Ma dentro, pre, vi faccio l'esempio: cioè, dentro l'Italia ci sono varie prigioni, no? Queste prigioni sono localizzate, sono piccole, ma perché ci sono? Perché ci sono individui che eh, ritengono il eh, loro diritto di fare certe cose, ma queste cose vanno contro gli altri. No? E allora vengono temporaneamente limitati. Questo è il mondo materiale. Avrete visto, sicuramente avete visto qualche film americano, anche dentro la carcere c'è il galeotto che diventa il capo dei tutti i galeotti. No? E lì si vanta, eh? ah, in questa prigione non fai niente senza il consenso di quello. Addirittura il controllo sulle guardie, però in, però in galera anche lui eh? può, può manifestare il suo potere, ma all'interno della galera, non può uscire. All'interno della gallera lui comanda anche, pagandoli, anche i, i, i secondini. Ma non può uscire. Eh? Questo è il principio che dobbiamo comprendere. Allora, come si fa a uscire? Bisogna ottenere la grazia. Eh? La grazia. E la grazia si ottiene cambiando la propria natura da condizionata a ritrovare quello originale. I libri compilati da Rupa Goswami inclu includono il Bhakti Razamrita Sindhu, il Vidagda Madhava, Ujval Nilamani e la Lita Madhava. Questi sono i, principi, i, i più importanti, soprattutto il Bhakti Razamrita Sindhu e l'Ujval sono i più conosciuti. Danakeli Komudi Ara Baus Stavavali, Asta Dasa Lila Chanda Ara Padjavali, Govinda Viruddavali, Tahara Lakshana, Matura Mahatmia Ara Naka Barnana. Sillerupo Goswami compilò anche il Danakeli Komudi, lo Stavavali, il Lila Chanda, il Padjavali, il Govinda Viruddavali, il Matura Mahatmia, e il Nataka Varnaka. Lago Bhagavatam Rattadi Kekaru Ganana, Sarvatra, Karila, Vraja, Vilasa Varnana. Chi potrebbe contare gli altri libri tra cui il Lago Bhagavatamrita, scritti da Rupa Goswami, in tutti questi libri egli ha descritto che cosa i divertimenti di Vrindavana. Allora, il verso fondamentale è questo. Così è possibile comprendere il servizio devozionale più intimo di Vrindavana. Da, in conformità all'insegnamento di Cetania, ai suoi amati. Cetania dice, ecco questo, è come Gesù quando eh, prima istruisse i suoi apostoli e poi li manda a tutto il mondo. No? Cetania fa la stessa cosa. Ecco questo. No? E loro cosa fanno? Lo traducono. Lo traducono perché loro possono capire Cetania, perché sono nello stesso sentimento. Eh? Se Cetania Manabistam hanno capito la mente, il cuore di Cetania, noi invece siamo un po' coperti adesso, allora loro lo traducono per noi. Sono così misericordiosi che... Passano tutta la vita. Pensate che bruciavano le foglie secche per avere la luce, quindi quanto dura una foglia secca, no? Per, e poi scrivevano eh, su foglie di palma. Era austerissimo, al caldo, al freddo, per fare che cosa? Ma perché? Ma perché non gli ha dato una bella reggia per, per dare un esempio? E nella canzone di Sivasa Charya proprio. E descritto tutto questo, questa è una canzone potentissima. Eh? L'altro giorno, cantandola sentivo proprio che mi immaginavo e eh, stacur quando la scriveva, cosa pensava. Queste canzoni hanno un potere sconvolgente perché co contengono l'essenza di tutto, del rapporto d'amore. Ma perché hanno fatto tutto questo? Per diventare famosi? Non volevano niente. Loro volevano solo la gioia di Cetania e degli esseri viventi. E quindi con tutto il loro cuore loro hanno scritto ciò che noi potevamo capire e praticare. Quindi cosa dice qui? In tutti questi libri egli, Rupa, ha descritto i divertimenti di Vrindavana. Così noi li possiamo entrare. Spiegazione. Se la Bhaktisiddhanta Sarasvati ha presentato una descrizione di questi libri il Bhakti Rasamrita Sindhu è un grande trattato che insegna il modo per sviluppare il servizio devozionale offerto a Sri Krishna e per seguire il metodo trascendentale. Il metodo trascendentale cosa significa? È il Siddhadea. Cioè, per capire il modo per sviluppare il servizio devozionale, noi dobbiamo... Il servizio devozionale si pratica nel Siddhadea, perché è la realtà. No? Il corpo che adesso noi, grossolani e sottile, è il supporto, perché adesso noi, l'anima, in questo mondo, da sola, non può agire. Io adesso posso parlare con voi, anche se c'è tutto il principio, no? parte dal Muladhara Chakra, se, potete anche leggere tutte queste cose, come il, il Nada Brahma, eh, na, na, Sabda Brahma, nasce, no? l'articolazione la, la, della voce, parte dal Muladhara Chakra poi quando arriva al cuore diventa un desiderio che si manifesta, ma questo fa sempre parte del mondo materiale. Il principio è che adesso noi utilizziamo il corpo grossolano e sottile come supporto all'anima, ma l'anima deve diventare colei che domina sui sensi perché se non domina è controllata dai sensi, infatti la mente può essere la, migliore, la peggior nemica o la migliore amica, in base a quanto l'anima pervade il corpo. Allora se è coperta ceto d'arpa namarjanam bisogna, bisogna ridargli luce, come si fa? Soprattutto col santo nome del Signore. Il santo nome del Sinome riprende forza e può emergere e può inoltrarsi nei divertimenti di Vrindavan, come sono descritti da Rupa che li ha visti, che li pratica. No? Allora, noi seguendo le loro orme entriamo in questo meraviglioso realtà. Questo è il servizio di devozione. Il servizio di devozione esterno è il sostegno del, del reale servizio devozionale. Perché se il cuore non cambia all'esterno noi possiamo fare tutto, ma non niente, è solo un, una manipolazione dell'energia di questo amore. Continuiamo domani perché qui c'è una lunghissima spiegazione che adesso non voglio nemmeno incominciare, poi ne leggeremo una parte. Adesso ci sono lunghissime spiegazioni perché si entra proprio nel, nel principio dell'acquisizione della conoscenza grazie a questi devoti. Eh? Noi lo solvoleremo e cercheremo di cogliere il senso primario, che l'abbiamo già spiegato, ma bisogna fissarlo saldamente nel nostro cuore. Grazie, buona domenica a tutti, buona giornata. Ci, eh, più tardi ci incontreremo con i devoti. Può darsi che, man, che andremo un po' in diretta. Altrimenti, domattina ci risentiamo per continuare questo meraviglioso studio della Sri Cetania Ceritamit. Rade, rade, buona giornata!